Ciao a tutti ragazzi, qui è Gio360 e benvenuti nel mio canale. Oggi siamo qui con un nuovo episodio della carriera giocatore su FIFA 16. In questo episodio andremo a giocare la partita contro il Novara. Poi ci sarà la partita con la nazionale, ma noi non siamo stati convocati e quindi non la possiamo giocare. E poi ci sarà la partita contro l'Ascoli. Questa qui è la classifica, noi siamo al secondo posto con 31 punti. Davanti a noi c'è il Cagliari con 33 punti e dietro Chiavari, Bari, via via tutte quante le altre. Stiamo crescendo molto molto velocemente, siamo già 73, siamo partiti 68 e quindi dopo 8 episodi mi sembra che questo sia l'ottavo, siamo già a 73. Quindi noi ci vediamo in campo contro il Novara. Ragazzi, prima però come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare al massimo questa serie e di seguirmi anche sulla mia pagina Facebook, perché non lo so ragazzi, c'è una pagina Facebook, mi chiamo Giuse360, potete mettere mi piace e lì ci mettete 2 secondi. Quindi noi ci vediamo in campo contro il Novara, buona visione a tutti, bella. Eccoci qua ragazzi, le squadre stanno per entrare in campo, inizia adesso Novara Avellino, fuori 2, ancora avanziamo sulla fascia, attenzione il cross, dentro deviato, fuori, calcio d'angolo, noi siamo fuori aria come sempre, proviamo a chiedere il pallone, bene così, attenzione, lascia, perché non me l'ha lasciata, cioè guardate là, io stavo già caricando il tiro al volo, ma perché si è messo davanti, attenzione, Trotta, guardami nello spazio, è buona, attenzione, ce la mettiamo giù, di petto, poi il destro, Tozzo, è buona così, possiamo andare, proviamo a passare in mezzo a due, via così veloci, dentro per i dai, vai dai, attenzione, messo giù, calcio di rigore, è rosso, calcio di rigore rosso per Francesco Vicari, e lo battiamo noi il calcio di rigore. Andiamo col sinistro, meno male perché la stava per parare, 1-0 Avellino, la sblocchiamo noi sul calcio di rigore, una per Gavazzi, di tacco, e buona ora, guarda Mialini per favore, troppo lunga, attenzione, i dai, appoggia per noi, possiamo andare, la finta sul primo, via così, poi dentro, è buona, attenzione per Gavazzi, sinistro, ribattuto il sinistro, appoggiamo, non ci credo, no, perché ho tirato così piano. È buono per noi, possiamo andare sulla fascia, proviamo a puntare e a superare per i nostri primi dribbling in questa carriera. Forza, anche se stiamo abbastanza lenti, non possiamo accelerare ragazzi come nella scorsa stagione. Però comunque è buona, Gavazzi dentro per noi, bellissimo, va in sinistro, 2-0, questo è un gol fantastico, azione fantastica, gol fantastico, 2-0. Attenzione, Viola, si gira, via così, è buona per noi, è buona, Trotta, guardami sulla corsa, bene così, abbiamo il campo tutto per noi, proviamo ad andare, anche se stiamo lenti, proviamo a passare in mezzo a due, via così ancora, vai dall'altro lato, è buona, perfetta, per Gavazzi, il sinistro di Gavazzi, 3-0, e assist per noi, 2 gol e un assist. Siamo usciti dal campo ragazzi al 70esimo dopo il vantaggio di un 3-0 molto molto bello e quindi possiamo andare tranquilli in panchina. Vediamo un po' come è finita la partita, 5-0, perfetto, questa qua è la classifica e noi siamo al primo posto, abbiamo raggiunto il Cagliari a quota 34 punti. Prima di andare avanti facciamo il nostro consueto allenamento. Ecco qui gli allenamenti che ho selezionato e andiamo a simularle tutte. Stiamo crescendo molto velocemente anche grazie a questi allenamenti. Qui ragazzi tutti quanti gli obiettivi, tutti quanti fatti pienamente e quindi possiamo andare avanti. Prossima partita ragazzi contro l'Ascoli, siamo stati inseriti nella formazione titolare, quindi ragazzi ci vediamo in campo contro l'Ascoli. Eccoci qui ragazzi, le squadre stanno per entrare in campo, inizia adesso Avellino Ascoli. Attenzione, Lanni esce fuori, che sta combinando questo? Che sta combinando sto portiere? Ragazzi, qua c'è, rischiano tantissimo i portieri e si salvano sempre per un centimetro. È buona per noi, possiamo andare, puntiamo. Dentro ancora per Arini. Arini, ora guarda, no Arini, scusa che te l'ho tolta. Poi buona per noi, attenzione, possiamo andare alla finta sul primo. Bellissimo, poi il destro fuori. Perché? Tutta la porta, tutto l'angolo libero avevo. Arini, guardami Trotta dall'altro lato. Bravissimo Trotta, ora subito di prima in mezzo. Che azione Gavazzi! Cavolo, Gavazzi, dovevi segnare perché era un'azione pazzesca. Appoggia per noi, possiamo andare, la finta sul primo. E poi appoggiamo col destro, Antonini, ancora, per Arini. Attenzione, guardami Tondi, bravissimo. Attenzione, la mettiamo in mezzo, era un cross questo. He die, attenzione, Trotta è buona per noi. Il sinistro, questo è un gol fantastico. Che azione ragazzi, cioè che azione, guardate là, tutto quanto di prima. Ta. Cioè, guarda lì, incredibile. 1-0 al 42esimo, la sblocchiamo ancora noi. Fine del tempo comunque ragazzi, bella partita, ci stiamo divertendo. Adesso che stiamo diventando un pochino più forti grazie a tutti quanti gli allenamenti e potenziamenti, adesso ci stiamo divertendo veramente tanto. Appoggiamo per Gavazzi, vai Gavazzi, ancora Gavazzi, guardami Arini. No, fuori gioco, sono in fuori gioco, il tocco sotto però fuori, ma comunque era fuori gioco, no? Sì, era fuori gioco. Gavazzi, appoggia qui se non ce la fai, bene così, appoggiamo subito di prima per Trotta. Trotta, guardami nello spazio, hai tirato, Trotta! Fuori, calcio d'angolo, attenzione, palla dentro, di testa Nika!
fuori. Resistiamo, ragazzi, sono anch'io qua giù. Fischia arbitro, sì, finisce qua ragazzi 1-0, altri 3 punti. Andiamo avanti, siamo troppo stanchi per allenarci, però adesso no. Fermati, fermati che posso giocare. Sì, sì, posso allenarmi. Ecco qui gli allenamenti che ho selezionato e facciamoli tutti, simuliamoli tutti quanti. Vediamo un po' se riusciamo a migliorare qualcosa. CDBBF. Ok, tutto sommato ragazzi è andato bene. Soprattutto reazioni e occasioni che è andato bene. Andiamo avanti ragazzi, prossima partita. Vediamo se stiamo messi bene, se possiamo giocarla, perché eravamo abbastanza stanchi. Sì, siamo in campo contro il Cagliari. Quindi ragazzi, big match tra noi e il Cagliari. Se vinciamo possiamo allungare sul Cagliari e andare in testa alla classifica con un divario abbastanza grande dal Cagliari. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Nel prossimo video appunto partita con il Cagliari, e poi andremo a fare la partita contro il Perugia, che è stata la squadra con cui ho iniziato la carriera giocatore su FIFA 15. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Vi invito a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, passate sulla pagina Facebook, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella.